Questa cosa è buonissima. Appena uscito da là. Cerniotto! Che peccato, piccolino! Senti che pesci che sono, eh? Piccolo animale, completamente spaccato! Vabbè. Per evitare qualsiasi commento sterile vi dico una cosa, il cerniotto che avete visto nel video è piccolo e avete visto che non mi fa piacere prenderlo, ma quando è uscito un pesce di quello a 70 metri ha tutta la vescica natatoria uscita dalla bocca, quindi è un pesce morto. Ora, tra parentesi, la cernia deve essere 45 cm e questa è intorno ai 48 cm, quindi siamo sempre in misura. Purtroppo a mare, quando caliamo un'esca e prendiamo un pesce, non sappiamo cos'è che mangia o che dimensioni abbia. Se un pesce si può rilasciare, che ben venga, si rilascia, lo prenderemo quando è più grosso. Ma quando in questi casi è un pesce che già è morto, non ha senso lasciarlo. Onoratelo a tavola, mangiatelo con la famiglia, con i figli, e evitiamo di fare commenti stupidi, soprattutto a uno che i pesci ne rilascia davvero tanti, e chi mi segue sul canale sa e ha visto quanti pesci rilascio. Detto questo, so che commenti stupidi ci saranno lo stesso, però ce ne faremo una ragione. Statemi bene, ciao. Per le distanze giuste delle gambe. No!